Cominciamo il nostro giro delle pizzerie storiche napoletane. Tesori d'Italia, tesori di Napoli. Dalla prima, dal cuore di Napoli, no, dal centro storico, da Piazza Carità, il centro di Napoli, quello che una volta era il luogo nel quale l'aristocrazia si fermava a mangiare, l'aristocrazia napoletana. Dove si fermavano a mangiare? Nel 1833 alle stanze di Piazza Carità, divenuto successivamente ristorante pizzeria Mattozzi. Pizzeria fondata dalla famiglia Mattozzi appunto nel 1833, rilevata da Alfredo Surace nel 1959, che ha proseguito l'attività con i figli Franco e Lello Surace. Lello Surace è personaggio fondamentale per la storia della pizza napoletana, in quanto insieme ad Antonio Pace fondarono la VPN, l'Associazione Verace Pizza Napoletana, grazie al lavoro dei quali l'anno scorso l'arte del pizzaiolo napoletano ha avuto il riconoscimento dell'UNESCO. Quindi benvenuti nel centro di Napoli, benvenuti a Piazza Carità, benvenuti da Mattozzi. Salve, Paolo Surace, pizzeria Mattozzi, da tre generazioni qui in Piazza Carità. Il locale nasce nel 1833, quattro generazioni di pizzaioli, noi siamo tre, l'abbiamo acquisito dai Mattozzi e qui c'è una fotografia con mio nonno e Gennaro Mattozzi. Mio nonno è Alfredo Surace, questo signore qua, che era socio con questo signore qua, Gennaro Mattozzi. In basso c'è mio padre e mio zio, Lello Surace e Francesco Surace. La pizzeria nasce come le stanze di Piazza Carità, poi ha avuto un'evoluzione verso il Novecento e l'hanno chiamato Piazza Carità, con la facciata su Piazza Carità, e poi c'è stato la terza cambio che praticamente Salvo d'Acquisto, quindi oggi la piazza si chiama Salvo d'Acquisto. Che cosa vuol dire 10 famiglie più importanti di Napoli? Le 10 famiglie più importanti di Napoli che si sono riunite a un tavolo si sono riuniti per aprire questa associazione centenaria. Perché? Perché tutti vogliono rubare il modello pizza napoletana, ma pizza napoletana non si può rubare. Allora noi, per conservare questa storia di 100 anni, abbiamo creato questa associazione che oggi si chiama Centenarie. La pizza è Napoli, Napoli è la pizza. La pizza non si può dividere, anzi ci unisce. Tutti parlano di pizza, ma la pizza è già stata inventata, non si può reinventare.